l'ultima edizione di Stadinese Studio Marco Gullà. Giorgio Perinetti, presente ieri al Provinciale per assistere al match di Lega Pro fra Trapani e Como, ha parlato ai microfoni di Stadio News 24 della corsa alla salvezza per il Palermo. Ci si crede doverosamente e con voglia. La squadra sta lavorando adesso a ritmi alti, con intensità, stimolata molto da Sannino, perché abbiamo 9 partite, non siamo retrocessi matematicamente e dobbiamo cercare di invertire la rotta. E certo, il compito è difficilissimo, però deve essere assolutamente così, provare fino in fondo. Quindi noi siamo attenti, monitoriamo il tutto, saremo pronti per qualsiasi tipo di programma la proprietà vuole fare. Poi bisogna vedere chi deve realizzare questo programma. Quando la società scioglierà le riserve, vedremo chi deve iniziare questo lavoro. Però è chiaro che come società noi ci prepariamo a tutte le eventualità. Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista della gara di sabato 30 al Barbera contro la Roma. Torna in sede anche Fabrizio Miccoli, che spera nel recupero per essere a disposizione di Sannino, appunto per la sfida contro i giallorossi. Ok, Josi Pilicic, da valutare invece le condizioni di Barreto e Dossena. Si attende anche l'arrivo dei nazionali. Noi stiamo già lavorando, dobbiamo fare sia la squadra per la Serie A che per la Serie B, dobbiamo andare avanti, a volte le risalite fanno meglio, per cambiare il negativo a volte può diventare positivo, guarda la Juventus. Parla così il presidente Maurizio Zamparini per commentare la situazione del Palermo, ultimo in classifica, 9 giornate dalla fine. Una squadra forte per la B, che è un altro campionato, dovremmo fare una squadra tosta, pronta per la Serie A con l'innesto di tanti giovani. Il Palermo si muove per il futuro. Ieri al Piole, in occasione di Novara-Ascoli, era segnalato il direttore sportivo rosanero Luca Cattani. Nel mirino del dirigente del Palermo c'è Marco Fossati, centrocampista classe 92 dell'Ascoli. Fossati era già stato vicino al Palermo nel gennaio 2010, quando era dell'Inter, e Simpliso era vicino ai nerazzurri. Uno sguardo quindi al futuro per il Palermo. Per tutte le altre notizie, stadinews.it.